Buonasera a tutti i radio web ascoltatori da parte di Massimo Penso. Auguri a voi e a tutte le vostre famiglie. È appena terminata Roma-Sassuolo con il punteggio di 3-1, partita mai in discussione con una Roma che ha dimostrato una crescita rilevante in quasi tutti i suoi elementi. Finalmente abbiamo visto una squadra che gioca con ottime trame e con scambi veloci e rapidi e precisi e soprattutto con un pressing, anche se non effettuato per tutta la partita, cosa che non è possibile, con un pressing alto, al limite dell'area di rigore della squadra avversaria. Ma ero stato buon profeta, avevo detto che se la Roma avesse effettuato lo stesso pressing che ha attuato negli ultimi 20-25 minuti contro la Juventus, pur perdendo, difficilmente avrebbe perso partite con squadre di media alta classifica, e perché giocando in quella maniera e le partite si vincono, i giocatori ci sono e sono contento per alcune conferme come quella di Zaniolo che sta dimostrando sempre più di essere un ottimo giocatore e la crescita esponenziale di molti altri giocatori, la crescita di Cristante che finalmente sembra essere uscito dal tunnel dell'anonimato e poi un plauso lo vorrei fare a Schick che finalmente sta dimostrando di essere quel giocatore per cui è stato pagato 42 milioni di euro. È un giocatore importante, un giocatore sul quale io credo e ho sempre creduto, al di là di quello che hanno sempre sostenuto molti tifosi della Roma che l'hanno definito come una pippa scatenata, come si dice a Roma. Evidentemente Schick è un ragazzo che ha bisogno di fiducia, ha bisogno di trovare una squadra che intorno a lui giochi tutta quanta e che non, per poter esprimersi al meglio. Certo, giocare in una squadra che non corre, una squadra che non ha pressing è molto difficile anche per chi è in grado di giocare e di avere la classe di Schick, che secondo me ne ha tanta. La Roma, ho visto una buona Roma, una partita mai in discussione e ha giocato contro, scusate, contro un Sassuolo che dimostra di essere una buona squadra con ottimi elementi e ottime trame. Però non c'è stata partita, non c'è stata storia. Peccato per quel gol quasi allo scadere della partita e questo sta a significare che è la decima partita che la Roma incassa gol. E bisogna migliorare soprattutto in quello, bisogna evitare di prendere gol anche quando si vince 3-0 o 4-0. Comunque, adesso abbiamo bisogno di conferme e soprattutto la prossima conferma deve essere contro il Parma il giorno 29, dove sarà importantissimo vincere anche quella partita per poter a questo punto spiccare il volo verso le zone alte della classifica, verso le zone che merita di stare la Roma. Grazie a tutti per ascoltarmi e vi saluto di nuovo, rinnovando i miei auguri di buone feste.